Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo sul canale Faccio Musica. Noi facciamo musica con chitarra, piano, voce e ukulele. Quello che avete sentito all'inizio è il giro che impareremo oggi, un giro di accordi che ci fa fare la nostra prima canzone. Come vi avevo promesso la volta scorsa, è passato un po' di tempo, avete visto ci sono anche delle piccole novità tipo il telo dietro. E vi ho detto che imparavamo una nuova canzone oggi e infatti quello faremo. È un brano famosissimo, io ve l'ho seguito in maniera insomma abbastanza complicata, diciamo, per il livello che stiamo affrontando adesso. Comunque era tanto per farvelo vedere finito, dobbiamo arrivare a questo obiettivo qua, suonando con questa ritmica. La velocità è abbastanza elevata perché sono 120 bpm almeno, se non di più, comunque partiamo almeno da quello. E vediamo la formazione anche degli accordi. Intanto siamo giunti con questa la nona lezione della chitarra da zero, e spero che chi si fosse messo qua in contatto per puro caso si vada a vedere anche le lezioni precedenti per capirci qualcosa. Chi è a un livello superiore dovrà aspettare le prossime lezioni, ovviamente. Allora, qui noi metteremo in gioco gli accordi che abbiamo imparato la volta scorsa. Quali sono questi accordi? Sono Mi minore, che è il primo accordo che abbiamo imparato, poi c'è un Do e poi abbiamo il nostro Re. Mettiamo sempre una chiave di violino, tanto per ricordarci che siamo su un pentagramma, anche se qua non lo posso fare, poi a casa volendo potete anche scrivere sul pentagramma. Quindi faremo due misure per ogni accordo, quindi diciamo, segniamo sempre le nostre freccette, però questa volta le segniamo così, alternate, cioè una la disegniamo e una la tratteggiamo. Perché? Perché quella tratteggiata, volendo, possiamo anche evitarla, essendo una velocità sostenuta. E quindi qua avremo un Mi minore, in English e M. Quindi per due misure, chiaramente, abbiamo già detto, quindi diciamo arriviamo fino a qua. Sì, se ci metto tre non faccio così. Questa si ripete uguale, chiaramente, con questo simboletto di ripetizione della misura precedente. Dopo il Mi minore abbiamo il Do, quindi qua abbiamo Do, uguale a C in English. Sempre la ritmica è sempre la stessa, quindi non è che la riscrivo. Ok, Do sotto rimane uguale perché abbiamo detto due misure, quindi questo ripete il Do di prima. Se no facciamo questa giusto per essere più chiari. Poi vedremo perché sto tratteggiando queste freccette. Quindi due misure poi di Do e poi andiamo a Re, dove abbiamo appunto due misure anche di Re. Uguale D e quindi una e un'altra qua di Re. E rivediamo sempre questo così. Il tempo è sempre un 4 quarti, ce lo possiamo mettere all'inizio, possiamo mettere una C, che sta per tempo comune. Ok? E andiamo a vedere però che manca ancora qualcosa, quindi il giro praticamente sarebbe questo. Adesso lo iniziamo a fare in maniera molto tranquilla, no? La prima cosa che dobbiamo imparare a fare è il cambio degli accordi. Mi, fra il Mi minore e il Do. Il cambio dell'accordo è abbastanza semplice perché sposto questo dito qui, e l'abbiamo già fatto in un altro esercizio, e aggiungo il dito numero 1, quindi dal Mi minore passo al Do in questa maniera qua. Poi a Re devo fare un salto. Ok? Quindi sarà Mi minore, Re e 4, quindi 1, 2, 3 e 4, poi andiamo in Do. 2, 3 e 4, torniamo in Re, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, e poi abbiamo la misura in Mi, 3 e 4 e 1 in Re, 2, 3 e 4, ok? Quindi dobbiamo aggiungere ancora due misure, dove però questa volta l'accordo si ripete una sola volta, appunto, scusa il gioco di parole, cioè andiamo un'altra volta in Mi minore, e a questo punto scrivo E minor, che tanto lo sapete, e chiudiamo quindi il brano con la doppia stanghetta. Ricordate, questo vuol dire conclusione del brano, poi eventualmente
si può anche ripetere questo, due puntini, che infatti stanno a dire che il brano si ripete molte volte, perché in realtà gira sempre lo stesso, sia della strofa che del ritornello, non cambia nulla. Mi minore, qua avremo il nostro re, che lo scriveremo D. Ok, così cominciamo a imparare a visualizzare anche gli accordi in English. Qua la ritmica è sempre la stessa. Allora, siccome il brano è abbastanza veloce, 120 e anche di più, cioè almeno partiamo da 120, tanto per dargli un senso, BPM, e non siamo abituati noi ancora ad andare a quella velocità, possiamo pennare per iniziare, dico. Ah, scusate, qua ho sbagliato. Possiamo iniziare a pennare una freccia sì o una no. Così diciamo rimaniamo a tempo e diamo comunque un senso ritmico al brano, perché se non c'è un senso ritmico il brano, soprattutto un brano del genere, non è un brano. Allora, che brano è questo qua? Questo si chiama Con il nastro rosa, un brano di Battisti famosissimo, lo possiamo scrivere anche qua sotto, con il nastro, credo che lo conosciate un po' tutti. E per non fare sempre il solito brano Biondo di tre occhi azzurri, e poi ne facciamo un altro sempre di Battisti ed è sempre di tre accordi. Allora, come si sviluppa il brano? Quindi, spero che sia tutto ben chiaro. Quindi noi faremo, iniziamo così, quindi una pennata sì, una pennata no, mettiamo il tempo a 120 bpm, quindi sentite il tempo 1, 2, 3 e 4, facciamo una sì, una no. Quindi con la tratteggiata non suoniamo, no? Quindi andiamo qua, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, ci siete? Quindi noi suoniamo la prima e la terza freccetta. Il ritornello va un po' più ritmato. Allora, faccio un attimo un break, scusate se ho interrotto il brano, poi magari lo rifaccio tutto da capo. Era per introdurre un altro elemento importantissimo, fondamentale nella chitarra acustica, elettrica, anche classica, un po' meno, ma comunque anche quella è soggetta all'uso del plettro, questo elemento qua. Questo si chiama plettro, questa specie di cosa appuntita, plastificata così, che tutti penso conoscerete, molto chiamano pennino, pennetto, il termine corretto è plettro. Come si prende il plettro? Si prende con il pollice, diciamo, che va a seguire le corde, quindi in maniera orizzontale e anche parallelo al pavimento. E l'indice sta dietro e contrasta la forza, ok? Va preso più o meno a metà, però dipende, a seconda di quello che facciamo, lo possiamo prendere più stretto o lo possiamo prendere più largo. Più stretto è un suono più forte. Sempre, io metto sempre la stessa forza, ti sente quasi distorce, no? Se lo prendo più largo ha un suono più morbido, ok? Quindi poi si può inclinare in questo modo, in quest'altro modo, poi questo lo vedremo anche nelle prossime lezioni. Intanto vi faccio vedere la ritmica del ritornello. Quindi il ritornello inizia con chissà, chissà chi sei, e siamo lì, no? Qua sarebbe bene almeno pennare tutti e quattro i quarti, almeno fare questo. Quindi chissà, chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo qui. Sta diventando la storia vera.
lì. Perché chi prova le prime armi imparerà a farlo con i cambi semplici, anche suonando così. Sa chi sei. Ok, intanto se lo canticchia. Sa che sarai. E così via. Sa che sarà di noi. Ok, chi è un po' più avanzato con il livello si può divertire a ritmarlo in maniera diversa. Per esempio, io l'ho fatto in quarti e poi l'ho fatto in ottavi. Che significa farlo in ottavi? Vabbè, adesso io per scontato di ognuna delle cose che voi già sapete. Comunque a breve inizierò anche un'altra sezione, oltre a questa chitarra e quella che sto facendo del blues, farò altre sezioni, fra cui anche la teoria, una parte teorica, in modo che vi spiegherò bene nel dettaglio tutte le parti teoriche che deve assolutamente conoscere un musicista. Se io batto i quarti, sto battendo ognuno di questi beat. Tac, 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 tac. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Se batto gli ottavi, vuol dire un ottavo è la metà di un quarto in matematica, no? Quindi vuol dire che in ogni beat ci sono due pulsazioni, cioè due pennate nel nostro caso della chitarra. Quindi invece di fare tac, questi sono quarti e questi sono ottavi. Sentite come cambia tutto? La ritmica è molto più presente così, no? E quindi vorremmo fare la strofa in quarti e il ritornello in ottavi. E già viene una cosa un po' più divertente, cioè una cosa del genere del blues. Quindi facciamo prima un giro di introduzione prima del cantando. Quindi 1, 2, 3, facciamo insieme, suoniamo insieme. Voi da casa seguitemi. Quindi 1, 2, 3, 4. Un magazzino che contiene tante casse, alcune e alcune.
qua diciamo più o meno è finito il brano, voi lo potete seguire, sono insieme a me, potete anche rallentarlo, tanto su YouTube si può rallentare, e vi faccio vedere un'altra chicca, diciamo, ora che abbiamo imparato a fare il re, questo è un giochetto che si fa molto a livello chitarristico, si mette il mignolo su, spero che si possa vedere, si mette il mignolo sulla prima corda, praticamente che va a annullare quello che metto sempre sulla prima corda, però sul secondo tasto, metto sul terzo tasto, quindi così c'è il re. Se suono questo, questo sol che vado a suonare sulla prima corda, me lo fa diventare un re quarta, ok? Quindi io ho re quarta, re. Poi se levo anche questo dito, anche questo si fa un giochetto, vado a levare quindi completamente il dito dalla prima corda e ho la corda a vuoto che è un mi. E quindi mi diventa un re seconda. O nona se sta su, vabbè, poi queste sono cose che approfondiremo nella teoria. Comunque il gioco che viene fuori è questo. Ok? E si può fare alla fine del giro, no? Chissà che sarà di noi, scopriremo solo. Anche un mignolino per fare un mi minore settima, che bello anche questa atmosfera che crea la settima, ok? Ovviamente poi su queste cose ci soffermeremo di più, ho messo un paio di chicche in più per chi è a un livello un po' superiore e vuole divertirsi in maniera appunto consona al suo livello. Comunque intanto voi imparate in maniera semplice, come dicevamo, una pennata sì e una pennata no. Poi vedete che piano piano, a furia di farlo, riuscite a fare tutte le pennate e poi magari la prossima volta vedremo come fare gli ottavi, ok? Oppure come alternare la pennata non solo in giù, come stiamo facendo, le frecce sono sotto in giù, no? Ma come avete visto, rivedendo il video, vi accorgerete che io ho variato molto la ritmica anche le pennate alternate. Si chiama pennata alternate quando io vado in su e vado in giù. Vado in giù, vado in su, a seconda della situazione. E questa però è uno strumming quando io suono tutte le note, ok? Mentre la pennata alternata può essere anche fatta su una singola nota, cioè vuol dire questo, e così faccio una pennata alternata su una singola nota, ok? Vabbè, tutte cose che approfondiremo nelle prossime lezioni. Intanto divertitevi con questo brano, con il Nastro Rosa, e io vi aspetto sempre più numerosi per la prossima puntata di Faccio Musica, la chitarra da zero. Ok ragazzi? Grazie per l'attenzione, mi raccomando, state sempre attenti.